Qual è il limite tra contestazione e censura? Ciao, sono Micaela Foti della redazione di Breaking Italy. Un gruppo di attivisti ha impedito alla ministra della famiglia Eugenia Roccella di presentare il suo libro al Salone del Libro. Appena Roccella ha iniziato a parlare, i manifestanti si sono mossi, l'hanno contestata e si sono seduti a terra, denunciando le posizioni del governo su crisi climatica e diritti civili. Hanno detto di volersi prendere uno spazio che non gli viene mai concesso. Hanno accusato il Salone del Libro di ignorare temi come la crisi climatica. Ma perché ce l'hanno proprio con Roccella? Dopo anni a sostegno di un aborto libero e sicuro, la ministra si è spostata verso i movimenti anti-abortisti. Ha definito l'aborto come una scorciatoia che non dovrebbe più esistere. In ogni caso, questa vicenda ha aperto un dibattito importante. Da una parte c'è chi crede che alla base di una democrazia ci sia la possibilità di esprimere dissenso e contestazione. Dall'altra c'è chi ha visto questo intervento come un modo per silenziare l'opinione di Roccella, negandole libertà di opinione e di parola. Voi cosa ne pensate?